Finzione. Finzione. O realtà. Siamo ancora alla ricerca di un governo e questa non è una novità. Salvini e Di Maio si sono telefonati e anche questa non è una novità. Di Battista, che non è eletto ma è un uomo importante del Movimento 5 Stelle, ha detto Berlusconi è il male assoluto e anche questa non è una novità per il Movimento 5 Stelle. Allora cosa sta succedendo nel nostro trick e track del governo? Una cosa che è comparsa oggi sui giornali, e cioè che il Presidente della Repubblica ha fretta e dice: se non vi mettete d'accordo faremo, Presidente del Consiglio, un esploratore, che potrebbe essere la terza carica, la seconda carica o chi vuole lui dello Stato. Allora si sono dati tutti un po' una mossa, ma la verità è che in questo momento dobbiamo sbrigarci, qualcuno scrisse tempo fa fate presto, perché quello che succede in Medio Oriente, a parte i trick e track della politica italiana, è che sempre i trick e track veri e di fuoco potrebbero arrivare in Medio Oriente. Trump ha detto in Siria arrivano i missili. E Putin gli ha risposto: usi missili per i terroristi. Insomma, il Medio Oriente rischia di essere un nuovo innesco per una guerra tra americani e russi in territorio siriano. Non si scherza su queste cose. Trump è difficile che possa tornare indietro e rispetto all'ultima volta che i missili americani arrivarono in terra siriana ci sono le contraeree russe. Cosa uscirà da tutto questo è difficile da sapere. Quello che è certo è che già sono partiti gli aerei da Sigonella, che è una base italiana. Ci saranno gli aerei che verranno riforniti in volo per i francesi che potrebbero attaccare in Siria. C'è un ok di massima da parte della May, ma in Italia con chi si parla? Si farà una telefonata tra Salvini e Di Maio con il male assoluto o con chi pare a loro per decidere se, come e dove partecipare a questa offensiva americana? Da che parte stiamo? Insomma, un governo per queste cose ci vorrebbe.